Sì, i ministri dell'interno che stanno arrivando proprio in questo momento, i 27 ministri dell'interno dei paesi membri dell'Unione Europea, c'è molta attesa per questa riunione. Per l'Italia ovviamente ci sarà il ministro Piantedosi, perché c'è un ottimismo cauto ma importante sulla possibilità di raggiungere un primo accordo sul patto per le migrazioni e l'asilo. C'è ottimismo da parte della Commissione e anche della Presidenza di turno svedese dell'Unione Europea. Per la prima volta probabilmente non si voterà nella storia dell'Unione all'unanimità, ma a maggioranza qualificata. Il punto è quello di trovare un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. La responsabilità è richiesta ai paesi di prima accoglienza e quindi identificazione, registrazione e la prima accoglienza appunto degli arrivi, e invece la solidarietà è quella dei ricollocamenti, che però non sono obbligatori. C'è poi la presa di posizione, ancora non esplicitata, però evidente, dei paesi dei MED5, cioè Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta, che dicono che la maggioranza qualificata è praticabile in teoria ma non in pratica. Ci sono dei paesi che probabilmente voteranno contro, come l'Ungheria e la Polonia. È tutto per adesso, linea a te.